È arrivato il momento della verità. Si è parlato molto, lo avete letto certamente, di questa sfida nei giorni scorsi, e adesso ci siamo, perché adesso le chiacchiere della vigilia stanno per lasciare spazio. Meteo clemente per il match di oggi, un bel sole ha salutato l'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco durante il riscaldamento. Al momento non sembra esserci alcun rischio di pioggia. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Sui volti del giocatore evidente l'emozione per il debutto, anche la tensione, vogliono cominciare alla grande l'avventura in questa competizione. Sfida che mette contro Italia e Belgio. Riparte da qui il loro cammino verso il titolo. Smaltita l'euforia per il successo della passata stagione, hanno l'obbligo di tuffarsi nella nuova con lo stesso atteggiamento che li ha visti già trionfare. Questa è la formazione con cui scende in campo l'Italia. Gigio Donnarumma tra i pali. Dietro giocano Alessandro Bastoni con Gianluca Mancini al centro. Lorenzo Pellegrini. Occhio qui, del far gol qui, eh. Bel tentativo. Mira, sbagliato solo per pochi centimetri. Kevin De Bruyne. Cede palla a Meunier. Saelemaekers. Intervento riuscito. Spinazzola. Occhio a Chiesa che si muove nel mezzo. Conclusione centrale, nessun problema per Courtois. Saelemaekers. Openda. Meunier. Sale la bandierina, è fuori gioco. Mancini. Sfuma l'azione degli azzurri. Avanza a caccia del varco giusto. C'è spazio davanti a sé. 1-0, ha battuto il portiere. Gara che riprende con l'Italia sotto di un gol. Pellegrini. Pellegrini. Palla per Berardi. Capisce tutto e ferma l'azione. Attenzione perché è solo. Attenzione al cucchiaio. E c'è il gol! Ha scavalcato il portiere col tocco sotto. Domenico Berardi. Pellegrini. Riescono a recuperare il possesso. Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo. Spinazzola. Ecco Immobile. Buono il contrasto. Meunier. Ecco Trossard. Di Lorenzo. Manuel Locatelli. Provano gli azzurri. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Openda. La formazione avversaria si riprende il pallone. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Manuel Locatelli. Possesso per Chiesa. Pellegrini.
entra coi tempi giusti sulla palla. Openda. Manuel Locatelli. Berardi. Tocco per Immobile. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E c'è il gol che riapre la partita. Gara che riparte, Italia che si è portata una sola lunghezza dagli avversari. Gli azzurri adesso dovranno completare l'opera. Stanno per esaurirsi i primi 45, obiettivo di monta tutt'altro che impossibile per la squadra di casa. Sì, ma fin qui non hanno demeritato, Pier. Devono solo concedere meno spazi e ripartire più velocemente per sfruttare le loro armi migliori. Attenzione, guarda, Pier! E c'è il gol incredibile! Uno dopo l'altro hanno trovato il pari. Selemakers. C'è le palla a Meunier. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Calcio d'angolo per il Belgio, sempre sul risultato di parità. Trossard. La prende bene. Bravo il portiere che salva la sua porta. Pellegrini. Pallone per Immobile. Pellegrini. Chiesa. I tifosi vogliono il tiro. Che gol e che vantaggio adesso. Grande rimonta. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Basta così, dice l'arbitro. Tutti negli spogliatori. Ha dispensato giocate favolose con una condizione atletica invidiabile nel primo tempo. Quando gioca come ho. Seconda frazione che comincia, Belgio sotto di un gol, ma ancora ovviamente in partita. Occhio a questo lancio. L'anticipo sull'attaccante. Giovanni Di Lorenzo. Occhio Immobile. Prova a farla passare. Chiesa. Potevano raddoppiare qui, il risultato che non cambia, sono sempre avanti di un gol. Vediamo se accuseranno il colpo o se continueranno a giocare con la stessa intensità. Ha scelto bene il tempo. Trossa. Sono sotto di un gol, vedremo se questo tiki-taka si rivelerà efficace. Anale l'errore degli azzurri. De Bruyne. Palla per Carrasco. Il Belgio perde il pallone. Ciro Immobile. Spinazzola. C'è il tocco per Immobile. Che occasione. La potenza c'era, la mira un po' meno. Palla che comunque non è uscita di molto. Tossa. Ferreira Carrasco. Interviene e libera. C'è la possibilità della ripartenza. Riconquista la palla. Recuperano bene il possesso qui. Occhio al pallone filtrante. Super qui il portiere.
Di Lorenzo. Manuel Locatelli. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Buono il contrasto. Occhio all'avanzata di Chiesa. Efficace la copertura della difesa che si salva. Spinazzola. Possesso per Chiesa. Spinazzola. Può essere il pallone giusto. Mamma mia, cosa ha preso qui. Ma non ci credo, Pier, ma come ha fatto? Pellegrini. Grande copertura qui. Arthur Tiak. Castagna. Brutta gestione qui del Belgio. Berardi. Attenzione alla possibilità. E la mette. Non sbaglia nemmeno questa volta. Hat-trick. Tripletta per lui. Buona qui la lettura del difensore. Possesso per gli azzurri. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Spinazzola. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Barella. Chiesa. La tocca su Barella. Colpito il pallone dal difensore. Interviene coi tempi giusti e concede il corner. Calcio d'angolo per l'Italia. La gira su Zaniolo. Iniziativa sventata dal portiere. Palla ancora in calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Buona lettura con rinvio lungo. Palla recuperata dagli avversari. L'arbitro non fischia, c'è il vantaggio per gli azzurri. Palla che filtra, attenzione. È un buon filtrante per Chiesa. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Pellegrini. Respinge il difensore. Riceve Mancini, il tocco indietro. Ecco la rete nel più tre, in chiusura di match, il punto esclamativo. Avanza, palla al piede. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari, nulla da fare. C'è spazio per l'Italia lungo l'out. C'è il tocco per Immobile. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Guadagna metri, palla al piede. Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. Thomas Meunier. Gara che si chiude qui, hanno ricominciato da dove si erano fermati, una vittoria che conferma le loro qualità.
e la loro voglia di bissare il titolo. Per loro era importante ripartire con il piede giusto, Pier. Questi tre punti dimostrano che la loro voglia di lottare per raggiungere nuovi obiettivi è intatta. E brutte notizie invece per gli avversari, chiamati a un immediato rischio.